È il primo piano industriale dell'AMA, l'azienda per la mobilità aquilana, e ammonta a 7 milioni di euro di investimenti destinati a riqualificare la sede dell'AMA a Pile e a mettere in atto una serie di iniziative di ammodernamento dei mezzi. È la prima volta che la società per il trasporto pubblico dell'Aquila approva un piano industriale, un cambio di passo voluto dal nuovo amministratore dell'AMA Gianmarco Berardi. Per Berardi si tratta di un piano ambizioso che ha in previsione l'adozione di pullman elettrici ricaricabili tramite pannelli fotovoltaici e l'introduzione di sistemi tecnologici a bordo dei mezzi per andare incontro in modo sempre più puntuale alle esigenze dei cittadini. Un trasporto che sarà nuovo e smart e inserito nell'ambito del più ampio piano della mobilità urbana sostenibile varato dal Comune, come ha sottolineato l'assessora alla viabilità Carla Mannetti. Il bilancio AMA era un bilancio negativo, piano piano si sta risollevando, oggi è un giorno importantissimo perché abbiamo approvato un piano industriale. Ecco, lei ha annunciato nei giorni scorsi che all'AMA spetterà anche la gestione dei parcheggi del terminal bus, inciderà sui bilanci questa novità? Beh, sicuramente dovrebbe incidere se la gestione viene fatta come va fatta, in maniera positiva. È una gestione provvisoria perché poi saranno avviate le procedure di gara, però io credo che per AMA sarà un punto di forza anche con dei riflessi sul bilancio. Il piano industriale dell'AMA punta anche a diminuire la perdita finanziaria sino ad azzerarla del tutto nel 2023. Previsto anche un nuovo sistema di premialità per i lavoratori. Novità anche per quanto riguarda la fusione con TUA, l'azienda per il trasporto pubblico regionale. All'ipotesi dell'amministrazione c'è un nuovo referendum tra i dipendenti. In questo piano vi è intanto una visione strategica, cioè di cosa si vuole fare e a che punto, dove si vuole arrivare. E c'è tutto un piano di investimenti e di rinnovo sia del parco mezzi sia anche di rinnovo dell'immobile. Perché con diciamo, visto che sono previsti l'introduzione di molti bus elettrici, abbiamo pensato di unire la rimozione della copertura in amianto dell'immobile e anche il rifacimento del piazzale, unirlo all'installazione di pannelli fotovoltaici